con Gianmarco Griffi, autore delle Ferrovie del Messico, un libro che è diventato un po' un caso editoriale, sei stato libro del mese per Rai Radio 3, sei diventato persino primo nella classifica sudamericana e caraibica di Amazon. Diciamo, ti aspettavi tutto questo quando hai scritto il libro nel tuo golf club? Sinceramente no, è stata tutta una bella sorpresa e diciamo che anche tutta questa vicenda è un po' un'avventura, no? Come quella che narro nel romanzo. È stato frutto però di un duro lavoro che ha visto in primis Giulio Mozzi impegnato nella promozione e poi diciamo che è andata anche bene, che a parecchi lettori il libro è piaciuto, e quindi sai, come sempre succede, poi il tantam, il passaparola per i libri è fondamentale, e in questo caso ha premiato il romanzo. E che cosa ci puoi raccontare della trama di questo libro Ferrovie del Messico ai nostri lettori di Gazzetta? Ma Ferrovie del Messico narra la storia di un soldato, di un milite della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria che si chiama Cesco Magetti, siamo nel 1944, quindi nella Repubblica di Salò, che riceve quest'ordine un po' bizzarro, strambo, di disegnare una mappa ferroviaria del Messico. E pertanto comincia tutta un'avventura per le strade di Asti e per i dintorni di Asti, che poi coinvolgerà naturalmente una miriade di personaggi, per disegnare questa mappa. Durante i tentativi appunto per eseguire quest'ordine di disegnare questa mappa delle Ferrovie del Messico, conoscerà l'amore, perché si innamorerà di una ragazza, conoscerà degli due becchini che lo porteranno alla scoperta del Messico e di un'avventura ferroviaria sulle ferrovie messicane, e insomma in un certo verso sarà una formazione come uomo, da ragazzo diventerà uomo e imparerà a stare al mondo e il suo posto nel mondo. Allora ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo libro. Crepi il lupo, grazie a voi, ciao.